La danza in primo piano, senza dimenticare ulteriori forme d'arte, torna all'Auditorium, Parco della Musica di Roma, Equilibrio Festival, che è messa dedicata ai paesi del nord Europa, come Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, per l'occasione con un programma ambizioso, un esperimento in grande scala da cui si è sviluppato un cartellone ampio dove non manca particolare attenzione per la danza e per ciò che la circonda. La colonna centrale di questo festival sono le 7 spettacoli di danza e il concerto della compositrice finlandese Kaija Saariaho. Questa è la colonna centrale, questo è il punto di partenza. C'è un grossissimo fondo di umanistica in tutte le attività e questa è una cosa che nel programma ho avuto l'idea di farlo presente e evidente per tutto il pubblico, specialmente in questo caso per il pubblico romano. Aurora Boreale a Roma è lo slogan che accompagna la manifestazione sulla quale calerà il sipario in data 26 febbraio. In questo caso l'aurora è l'elemento destinato a far accostare il pubblico della capitale al panorama culturale sempre seducente offerto dai paesi scandinavi. A tal proposito, la danza delle luci si incarna in un selezionato gruppo di coreografi, ballerini, artisti plastici e compositori di vario orientamento che presenteranno il meglio della loro produzione. Una cosa è portare Roma all'estero, però in questo caso stiamo portando l'estero a Roma per la prima volta con un progetto che non solo coinvolge la danza, anche la musica, anche tante altre arti visive che vanno a fare conoscere alla gente di Roma la realtà di altro paese che non sono così lontano di qua. Tra i temi di attualità di cui ci si occuperà, la banca dei semi delle Svalbard e il suo futuro, la storia del popolo Sami e l'emergere sulla scena mondiale di nuovi talenti della coreografia, previsto infine un ciclo di proiezioni del più moderno cinema di danza.